Cari amici, più volte Papa Francesco ha definito il rinnovamento dello spirito come una corrente di grazia dello spirito. Credo di non sbagliarmi se affermo che quello che Papa Francesco afferma del rinnovamento valga in qualche modo per tutti i cristiani che, battezzati nello Spirito Santo, sono presenti a pieno titolo in questa corrente di grazia dello spirito. Una corrente di grazia, cari amici, che va quasi sempre contro la corrente del mondo. È famosa per esempio l'espressione del Papa secondo cui il mondo oggi sta vivendo una terza guerra mondiale a pezzi. Eppure Papa Francesco, in occasione della celebrazione sabato scorso della veglia per il Golden Jubilee del rinnovamento carismatico cattolico, davanti a circa 40.000 membri del rinnovamento provenienti da 120 paesi del mondo, ha nello specifico fatto questa affermazione: molti sono venuti da diverse parti del mondo e lo Spirito Santo ci ha riuniti per stabilire legami di amicizia fraterna, che ci incoraggino nel cammino verso l'unità, l'unità per la missione, non per essere fermi, no, per la missione, per proclamare che Gesù è il Signore, per annunciare insieme l'amore del Padre per tutti i Suoi figli, per annunciare la buona novella a tutti i popoli, per dimostrare che la pace è possibile. Non è tanto facile dimostrare a questo mondo di oggi che la pace è possibile, ma in nome di Gesù possiamo dimostrare con la nostra testimonianza che la pace è possibile. In questo senso, cari amici, seguendo sempre l'insegnamento di Papa Francesco, potremmo aggiungere che contro la corrente del mondo che vorrebbe alzare muri tra i popoli e le nazioni, i cristiani devono percorrere ogni rotta, andare pellegrini lungo tutte le vie, abbattere tutti i muri e superare ogni frontiera, uscendo verso tutte le periferie, contro la corrente del mondo che scarta popoli, nazioni, anziani, giovani, donne, bambini, lavoratori, perché non rispondono ai canoni della logica del mercato. I cristiani devono affermare contro l'idolo del denaro il valore della persona umana, messa da Dio al centro della creazione. Contro la corrente del mondo che con atteggiamento predatorio sta distruggendo il pianeta, la casa comune, la nostra casa comune, i cristiani devono proteggere il mondo e seminare bellezza. Contro la corrente del mondo che soffia odio, violenza, tra i popoli, tra le religioni, tra fratelli separati, i cristiani devono trasformare ogni giorno l'aria inquinata dell'odio nell'ossigeno della fraternità. Contro la corrente del mondo che attraverso l'ideologia gender sta facendo una guerra mondiale alla famiglia, i cristiani devono gridare al mondo la bellezza della famiglia fondata sul matrimonio fedele e indissolubile tra un uomo e una donna. Cari amici, è tutto per adesso. Ciao e Dio vi benedica sempre.